Bentornati all'appuntamento dell'intervista singola. Il Pescara, come tutti voi sapete, amici tifosi, addetti ai lavori, è in caduta libera. Pessima situazione, forse il punto più basso da, da tanti anni. Una serie di sconfitte consecutive, le dimissioni del, del, del mister Bucaro, al quale comunque vanno va al nostro riconoscimento perché insomma trovare qualcuno che si rimetta ancora oggi è abbastanza complicato è arrivato Emanuele Cascione che ha un entusiasmo da vendere per lui è un'occasione importante però avrà sicuramente un compito difficilissimo perché di fronte avrà soltanto sei partite e poi c'è il rapporto pessimo fra la piazza e il presidente Sebastiani. Ne parleremo con un ospite tanto per cambiare importante io lo presento sempre nella stessa maniera non mi stancherò mai di ripeterlo è stato un, un campione secondo me un fuoriclasse per il suo attaccamento alla maglia per la sua dedizione per la sua passione per la sua voglia quando ha giocato a calcio adesso fa l'allenatore a Pescara lo chiamano il sindaco bentornato sempre di cuore a Marco Sansovini ciao Marco Vincenzo buongiorno e buongiorno a chi ci segue da casa Buongiorno a te. Allora Marco, stavamo dicendo nell'introduzione, Pescara ha iniziato nel 2024 fino ad arrivare alla manita ai cinque gol rifilati da Rimini nello scorso turno del campionato. Una squadra tutto sommato senza identità, una squadra che ha grandi, grandissime difficoltà in tutte le fasi. eh del, del gioco in attacco in centrocampo e anche in difesa. Ecco, tu che idea ti sei fatto di questa squadra? Ti aspettavi un rendimento così così basso? Ma così basso? No, però così altalenante. Sì, l'ho detto, l'avevo già detto eh, un po' di tempo fa quando andai in una trasmissione. Questa è una squadra che ha nel DNA, eh, proprio la, la, la mancanza di equilibrio. Anche data dal, dalla bassa età media, che non deve essere chiaramente una scusante, però è, è un dato su che, che va, va tenuto di cui va tenuto conto, soprattutto in un campionato eh, importante e, e comunque difficile come è il girone di il Girone B di Lega Pro. però in questo caso, Marco, sono d'accordo con la tua considerazione, e eh, se vogliamo, anche la Juve Next Generation ha un'età. Più bassa media, anzi ancora più bassa di quella del Pescara. Però, eh, dopo una fase iniziale pessima, eh, la squadra, grazie anche ai gol dell'attaccante Guerra, sta tornando su in classifica. Quindi, al di là della giovane età, c'è qualche altro problema. I tifosi si chiedono questo: ma è scarsa la squadra? Io trasintetizzo come parlano i tifosi: è scarsa la squadra o anche c'è responsabilità della parte della conduzione tecnica Zeman prima Bucaro adesso negli ultimi partite prego allora io mi ricollego al discorso Juve Under 23 sono allora, partiamo dal presupposto che ogni squadra è diversa l'una dall'altra perché è composta da persone diverse fa parte di ambienti diversi poi la Juve non penso che possa essere presa come riferimento eh, per il Pescara sì per la mh, magari per la più o meno stessa età media però età. è completamente un'altra un situazione anche gestionale eh, di pressione ambientale e quant'altro quindi non lo so il confronto io non lo farei con, tanto con la Juve poi per il resto sai in, sia quando si va bene sia quando si fa male eh, non è che c'è eh, chi è implicato e chi no è normale che errori se ne sono stati fatti da parte di tutti il calcio è un sistema molto complesso a volte complicato ma è prettamente complesso cioè ci sono eh, talmente tanti fattori interni ed esterni eh, tante persone coinvolte persone, persone dico proprio eh, sul lato umano al di là del, del mero aspetto tecnico tattico a volte purtroppo eh, nelle trasmissioni, giustamente, si può sempre trovare la motivazione. E la motivazione quasi sempre non c'è una motivazione, ce ne sono tante, ce ne saranno tante e né io né te le possiamo sapere, possiamo fare delle ipotesi, ma poi chi è dentro? E, e tante volte anche dentro non sai, non riesci a dire perché succede e perché non succede. Eh... Capitano delle annate storte, Marco. Questo lo sappiamo. Anche, nel tuo, anche con il tuo splendido Pescara di quell'annata, dove c'era anche il tuo compagno di, di squadra, Emanuele Cascione, anche in quell'anno aveste una breve parentesi negativa. Ricordo le sconfitte consecutive a partire dal rinvio di Pescara Regina per causa Neve però poi dentro lo spogliatoio correggimi se sbaglio, vi confrontaste e ripartiste a vincere e a stravincere il campionato. Prego. Sì sì è, è vero andò così, andò esattamente così però dopo il confronto non è che fai il confronto allora cambia tutto poi c'è la componente ripeto la componente umana perché poi se il confronto avviene ma quando è, chiudi la porta e è... Non fa che pare. E, no, e, e si è disperso, allora significa che in quel momento c'erano le persone giuste eh, per riprendere un cammino importante, coniugato da una grande, un grande spessore tecnico, perché onestamente è una squadra di, di, ottima, di ottima levatura, soprattutto in, in, in due o tre... Eh, Punti fondamentali, tre giocatori fondamentali che onestamente è, è inutile far finta di niente, loro ti facevano la, la, la differenza. E un ambiente che comunque non ti ha lasciato mai solo, c'era un entusiasmo incredibile. Noi lo percepivamo e ci siamo lasciati trascinare da questo entusiasmo, e una società che è sempre stata vicina, non ci ha fatto la benché minima pressione eh, negativa. Eh, e quindi è stato, è stato tutto incanalato nel verso giusto, ma non era un discorso di fortuna, è stato un discorso che eh, tutti hanno lavorato nella maniera giusta, tutti hanno saputo fare il proprio lavoro. Ecco, torniamo, torniamo oggi ripartendo da quell'esperienza. Abbiamo detto, ieri è arrivato il nuovo mister, Manuel Cascione, che viene da un'esperienza certamente... Relativa da quattro anni allenatore, ha avuto buoni risultati con la Primavera del Napoli, ha vinto il Torneo di Viareggio con il Sassuolo. Viene dall'esperienza non certo brillante della Pistoiese, ma lui ha, secondo me, ha pochissime responsabilità. Anzi, ecco, abbiamo detto prima ci saranno sei partite alla fine del campionato. Il Pescara ancora oggi è nei play-off, ha 5 punti di vantaggio sull'undicesima. Ecco, intanto un tuo pensiero di eh, Manuel Cascione, secondo te cosa può apportare? Qual è la, il, il primo compito che Manuel dovrebbe, dovrebbe fare? Oh, oddio, non sto qui a dire quello che dovrebbe fare. Manuel, intanto, vi fate magari portare serenità, beh, quello sì, sicuramente. Molte serenità. Io penso che arrivi Manuel con una carica incredibile, giustamente, come è normale che sia. E, e trasmetta quella, questa carica e questa fiducia ai ragazzi una consapevolezza eh, che comunque il Pescara eh, non è che ha fatto male tutto il campionato quindi significa che dei valori li ha li deve solamente ritrovare e io credo che al di là della tattica di tutto quello che si possa dire di, di cervellotico eh, in questo caso è l'aspetto mentale che è quello che fa la differenza Senti, ma ecco anche se lo hai già detto, ne hai, ne hai parlato. Eh, I moduli sono abbastanza relativi, no? Abbiamo detto eh, la settimana scorsa, nelle settimane precedenti, abbiamo visto che Bucaro ha cercato di apportare alcuni correttivi passando alla difesa 3, ma il risultato è stato sempre lo stesso. Manuel in genere gioca con un 4-3-3, ma come dicevi tu, sono perfettamente d'accordo con te. I moduli sono molto relativi. Sì, sicuramente perché sennò eh, tutti giocherebbero con lo stesso modulo, eh, e non è così. Eh, diciamo che il Mister Booker ha voluto cambiare, eh, ha, ha avuto poco tempo per farlo perché comunque si è sempre giocato, e a volte anche infrasettimanale. Significa che hai pochi allenamenti per provare, e, um, e il cambiamento è stato abbastanza importante perché, comunque, passata da una difesa a 4 a una difesa a 3 cambiano tante cose. E... E ripeto ci ha avuto poco tempo secondo me per lavorare la squadra la vedevo un pochino onestamente me mentalmente piatta eh, magari c'erano dei momenti di fiducia eh, dove le, le, le giocate del singolo prettamente venivano un pochino fuori ma poi vedi eh, uno dei gol che, che ha preso il pescara mi ricordo quale fosse, un lancio lungo. Eh... Il terzo, notato, col, 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 col terzo con il Rimini, Marco. Col Rimini, sì. Sì. Il terzo Esatto. Terzo. Ok, il terzo. Bravo. Quello lì è l'emblema purtroppo di una squadra che, che non è squadra, perché vai a vedere il lancio, quando parte, quando arriva, vedi una squadra che è su, su 50 metri. Una squadra che da, da, dai difensori a, agli attaccanti è su 50 metri, non lo so in quale categoria si possa, si possa trovare nel 2024. Onestamente, e, mh, non era una squadra. Senti, eh, un'ultima considerazione sul Pescara. Secondo te riuscirà a dare anche serenità, una, diciamo, una parziale serenità anche alla piazza, anche ai tifosi? Sabato prossimo il Pescara è atteso dalla gara interna con il Ponte d'Era e poi sabato 30, la vigilia di Pasqua, il Pescara andrà dalla capolista Cesena. Secondo te Manuel, con la sua carica, con la sua voglia, poi ha giocato con il Pescara, quindi i Pescaresi hanno un ottimo ricordo. Riuscirà a riportare un po' di gente allo stadio, secondo te? Ma Manuel sicuramente è ben visto dalla piazza, e sono contento e se lo merita, perché oltre ad essere stato un ottimo giocatore... Ha dimostrato eh, di essere un bravo tecnico né, dove dove è stato, e, ed è un grande amico mio, quindi veramente sono molto contento per lui. E, è normale, c'è poco da girarci, intorno. L'entusiasmo e, e la fiducia li riportano i risultati. Bene, grazie Marco. Un'ultimissima considerazione, eh, avremo ospite gli ospiti di stasera avremo anche il Guglielmo Bonati l'allenatore della Delfino Curi che beleggia al terzo posto in classifica, gran bella squadra cosa tu segui l'eccellenza eh, se ti è mai capitato di vedere partite del Delfino, cosa pensi di Bonati? No, ci cioè, ho giocato anche l'anno scorso contro la Delfino Curi, si è andato al ritorno quando allenavo l'Ortona è una squadra, molto, sempre squadre molto quadrate, il mister molto preparato, grande, eh, grande preparazione dei dettagli eh, in tutte le sue sfaccettature, sia in campo che fuori, un grandissimo organizzatore e conosce tutti i giocatori, soprattutto i giocatori giovani e a questa, in questa categoria fa estremamente la differenza. E se fanno sempre danni dei grandissimi risultati significa che, che una motivazione c'è non è, non è qualcosa che avviene a caso una bellissima realtà oh. eh, pescarese appunto che penso che se, se volessero potrebbero fare anche qualcosa in più è normale quest'anno c'era Teramo e Giulianova che anche per questioni economiche hanno speso tanto e, e giustamente la cosa importante per queste realtà minori eh, per blasone parlo eh, l'importante è non fare il passo più lungo della gamba fare quello che si può fare e farlo bene un'ultima considerazione abbiamo parlato della passione della dedizione della serietà di marco sanzovini giocatore eh, se mi consenti vorrei parlare anche un attimo ve velocemente di marco sanzovini uomo sotto la sfera privata io so che marco Sansovini si è iscritto nonostante l'età non sia più giovanissima, anche se non è veneranda come la mia, è molto più giovane di me. So che Marco Sansovini si è iscritto all'università. Ecco, allora a Marco Sansovini, uomo, chiedo di lanciare un messaggio verso giovani, soprattutto verso i giovani. Quanto è importante lo studio per un calciatore in questo caso? I ragazzi, e io ho sbagliato, eh? quindi eh, lo, lo dico perché ho sbagliato, ho iniziato molto tardi, ho iniziato l'anno scorso. E I giocatori allora non è vero che, hanno, che non fanno niente perché comunque al di là dell'allenamento c'è tutta una cura eh, del riposo, cioè, tanto, però è normale che hanno parecchio tempo libero e devono formarsi: devono formarsi assolutamente perché quando eh, smettono, e, e soprattutto in un calcio da adesso si smette. Allora io, io forse sono stata una mosca bianca che ho smesso a 40 anni, però adesso come adesso le carriere. Si potrebbero allungare perché i calciatori sono fisicamente migliori, ma si accorciano perché c'è talmente tanti giocatori che uno vale l'altro. E allora tante volte scendi di categoria. E diciamo che, effettivamente, poi non vale neanche più la pena, proprio economicamente, pensare di poter vivere solo di calcio. Allora va, va costruito. Parallelamente, un, um, un percorso uh, studentesco per poi affacciarsi alla vita che prima o poi tanto arriva: la vita per tutti quanti, e affacciarsi in quella vita preparato perché la cosa più brutta è essere impreparati. È sempre un piacere ascoltare Marco Sansovini perché ha dimostrato nella sua carriera sportiva di essere un fuoriclasse. Consentimi Marco, ma è questa la mia opinione e sono convinto che non è soltanto la mia. Ma ogni volta che ho ascolto Marco Sansovini è veramente un piacere ascoltarlo perché non è stato soltanto fuoriclasse nello sport, ma è un uomo che nella vita ha imparato tanto e dà ancora tanto al prossimo. Io Marco ti ringrazio di cuore, ti aspetto sì. presto, quando vuoi. Grazie. Grazie, a per tutto, grazie a te per tutto quello che dici e anche troppo, esageri sempre. No, oh, no, assolutamente, io ho la bontà di dire quello che penso né più né meno. Non, non sono uno che elargisce complimenti a bambera, se lo dico perché lo penso veramente. Grazie. E quando c'è Marco Sansovini, nonostante io abbia 58 anni, ma quasi 59, purtroppo, ma sono fermamente convinto che nella vita c'è sempre da imparare da chiunque ha maggior ragione. Se questo chiunque si chiama Marco Sansovini. Grazie, grazie Marco. Grazie, grazie. a voi. Al, al, al prossimo appuntamento, grazie, grazie mille. Buona giornata a tutti.